Divina Commedia abbiamo assistito a tre diversi tipi di amore: quello carnale della lussuria, quello dell'amicizia e infine quello spirituale. Tra questi tre, quello che mi ha maggiormente colpito è stato il secondo. Dante ha una profonda amicizia con il musico Casella e quando il Purgatorio lo incontra è commosso. Un legame insolubile che fa maturare insieme e fa aiutare a vicenda. Ed è proprio questo tipo di amore il vero significato di amicizia. Dante ci descrive quello che noi tutti almeno una volta ci siamo immaginati. Cosa c'è dopo la morte? Uno dei più grandi interrogativi dell'uomo. Lungo questo viaggio Dante sarà accompagnato per la maggior parte del tempo dal suo amato Virgilio, maestro e guida del poeta, che rappresenta la luce della ragione per Dante, in un momento in cui lui si sentiva smarrito e privo di speranze. Ritengo che quest'opera possa riflettere le sensazioni di molti, particolarmente in questo periodo, in una situazione come quella che stiamo vivendo, in cui siamo obbligati a chiuderci in casa, spesso finiamo con l'essere indotti a fare i conti con noi stessi, fino ad analizzare ogni comportamento e decisione presa nella vita, rimuginandoci su e pensando in che modo azioni diverse avrebbero potuto influire su ciò che siamo ora. In queste circostanze spiacevoli, mi sarebbe piaciuto avere una figura come Virgilio al mio fianco, sempre pronta a spronarmi per non farmi mollare, proprio come fa con Dante lungo questo viaggio. Dante in questo percorso incontra numerosi personaggi, ognuno dei quali gli lascia un pezzo di sé, condividendo con lui la propria storia. Nel Purgatorio, ad esempio, una figura di rilievo è Casella, amico fidato di Dante, e nella gioia del rivedersi tentano di abbracciarsi per tre volte, invano. Questa scena mi ha toccata significativamente, perché mi ha fatta riflettere sul fatto che non siamo più abituati al contatto fisico, tantomeno all'abbracciarsi. L'abbraccio è il gesto d'amore che preferisco. Stringere tra le proprie braccia una persona affinché questa si senta protetta, amata e confortata. Un abbraccio può avere mille significati. Può essere un addio, un sostegno, un gesto di intimità. Ma in ogni caso, il potere benefico che ha questo semplice gesto è enorme. E un abbraccio può davvero fare la differenza. Immaginandomi questo momento tra Dante e Casella, la persona che è lampata nella mia mente non è stato un caro amico come nel caso del poeta, bensì la mia nonna paterna. Mia nonna è stata uno dei più grandi esempi che io abbia mai incontrato in vita mia. Una donna forte, ricca nell'animo e nella mente, generosa e buona. Da quando l'ho persa, ho capito il valore che ha il contatto fisico. L'abbracciarsi non è solo entrare in relazione con l'altro, ma è cedere un po' di sé, è viversi. Abbracciandoci ci amiamo di più, e con Dante questo messaggio è forte e chiaro. Di Dante, durante questo percorso di esplorazione e di approfondimento della Divina Commedia, in particolar modo del Purgatorio, ho conosciuto e fatto familiarità con la sua innocenza, bianca e pura, che ho cominciato a percepire sempre più vicina, come un'amica nella lettura. Sarebbe meraviglioso incontrare Dante, avere un colloquio con lui, capire ciò che si cela tra i versi e le strofe che non abbiamo ancora intuito, per poi così chiarire tutti i nostri dubbi con la persona che l'ha scritto davvero. Grazie a questo percorso nel Purgatorio, ad ogni modo, ora il mio cuore è più aperto al prossimo, sorridi di più nella vita quotidiana e provo ogni giorno sfumature di sentimenti diversi. Questo percorso dantesco mi ha permesso di scoprire, di comprendere e soprattutto di riflettere sugli argomenti e i concetti ai quali la sorprendente opera di Dante si collega perfettamente. Ciò che mi ha affascinato maggiormente è l'eternità presente nel regno dell'inferno e del paradiso, un tema che mi è rimasto molto impresso e mi ha fatto ragionare sull'esistenza umana. Noi umani siamo a conoscenza che un giorno arriverà anche la fine del nostro viaggio terreno, o come preferisco definire io, la conclusione di questo test a cui siamo sottoposti sin dalla nascita. Non possiamo dire che non ci terrorizza l'idea di sparire da questa roccia fluttuante. Tuttavia, seguendo la fantasia ultraterrena del poeta, molti potrebbero sentire un sollievo, mentre altri una forte di angoscia o addirittura ansia. Purtroppo, nel parlare di eternità non riesco a trovare lati positivi. E il fatto di doverla subire un giorno mi crea una sorta di sofferenza mentale, dovuta magari dalla non conoscenza del tempo infinito, che d'altronde
Nessun essere umano vivente conosce ancora. La fede in Dante è probabilmente la questione che più mi colpisce leggendo la Divina Commedia. Principalmente perché da persona atea non riesco perfettamente a capire il sentimento di amore che Dante prova per Dio. Arrivando al canto 33° del Paradiso, questo suo sentimento si evolve. Dante inizia il suo percorso nel momento in cui aveva perso la via che porta alla salvezza dell'anima. Ma questo viaggio lo aiuta a vedere la giusta strada e attraverso la scrittura della commedia Dante vuole aiutare l'umanità intera a fare lo stesso. Nell'ultimo canto del Paradiso, Dante, accompagnato da San Bernardo, riesce a vedere Dio, ma non riesce a descriverlo, perché è come se non esistessero parole adeguate per descrivere un essere così perfetto. Fino a qualche tempo fa, vedevo il poema come un datato manifesto del cattolicesimo. In questi mesi ho sentito la fede nel poema solo come sfondo e mi sono concentrata nel vedere come l'amore fosse il vero protagonista nel racconto di Dante. Perché l'amore ha tante forme, centinaia di sfumature, mille sapori ed infinitesimi significati. Oggigiorno ci troviamo sempre di più annichiliti da trasposizioni dell'amore che ne appiattiscono il significato. Ormai dell'amore che muove il sole e le altre stelle non è che è rimasto un nome, vuoto e abusato. La lettura e la scoperta del vero significato di questo poema ha svolto nel mio quotidiano la funzione di una colonna sonora accompagnatrice che è andata di pari passo con un'importantissima fase della mia vita, il mio primo amore. Ed è stato un momento di crescita sotto diversi aspetti, tutti emotivi. Approcciarmi ai testi di Dante Alighieri non è stato facile. Sinceramente, era un autore che credevo lontano anni luce dalla mia persona e dalle mie possibilità. Piano piano, invece, scoprendo e approfondendo letteralmente ogni parola, ho ritrovato nei testi del poeta tanta attualità che mai avrei immaginato. Ho imparato a non sottovalutare e rivalutare opere antiche che potevano sembrare tanto lontane da quelli che sono i miei gusti e che, dietro le parole della Divina Commedia, ci sono tanti spunti e riferimenti che mi hanno fatto riflettere su temi che non avrei mai immaginato e valutato. Credo che la salvezza di Dante sia stata proprio affrontare la visione del peccato. Il viaggio in inferno e purgatorio è stato fondamentale per purificarsi e per poi successivamente accedere al paradiso. E proprio per questo Dante è sempre attuale. Tutti commettiamo degli errori, è nella nostra natura umana. Affrontarli e superarli, però, è ciò che ci contraddistingue e ci rende persone migliori. Ignorare i nostri sbagli, al contrario, non ci permette di maturare e crescere. Ciò che secondo me ci vuole far capire Dante è che è normale perdersi, fa parte della vita, ma nel momento in cui iniziamo a lavorare su noi stessi, diventerà sempre più facile recuperare la diritta via. È il 25 marzo del 1300. Dante ha quasi 35 anni. Il suo viaggio nell'aldilà, attraverso i tre regni di inferno, purgatorio e paradiso, inizia in una selva oscura. La selva è il luogo simbolo della crisi individuale, della perdita di fede e di senso della propria vita. Dopo questo doloroso smarrimento, il suo sarà un lungo cammino di purificazione verso il bene ritrovato. Il viaggio oltremondano di Dante può essere interpretato come una rieducazione all'amore, da sentimento che trova in se stesso il proprio fine, a forza che tocca l'animo per elevarlo al di là dell'effimero che caratterizza la vita e la società dell'uomo. In questa sublimazione dell'amore si realizza l'io di Dante, come l'io di ogni altro uomo che con lui si è smarrito nella selva e ha saputo ritrovare il cielo. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva, selvaggia e aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben chi ritrovai, dirò delle altre cose chi vo scorte. Guidato e incoraggiato dal poeta latino Virgilio,
suo modello d'arte e di umanità, Dante inizia la discesa in inferno. Questo a forma di voragine a cono rovesciato, suddiviso in 9 cerchi concentrici sovrapposti, che si restringono man mano. L'inferno fu creato quando il superbo Lucifero, capo degli angeli ribelli a Dio, venne precipitato nel punto più lontano dall'Empireo, dove risiede il Creatore. Lucifero cadde dunque sulla terra che, inorridita, si ritrasse di fronte a lui, formando la voragine infernale. Gerusalemme è la città attraverso cui si accede all'inferno. Questo si apre con un antinferno che precede i 9 cerchi. Via via che si discende, aumenta la gravità del peccato e la pena corrispondente, che obbedisce alla legge del contrappasso. L'antinferno è situato tra la porta d'ingresso, su cui è incisa una minacciosa scritta, e il fiume Acheronte, attraverso il quale il vecchio Caronte traghetta i dannati, e assegnato agli ignavi che vissero senza infamia e senza lodo. Essi sono ai margini dell'inferno, come in vita furono ai margini di ogni scelta civile e morale. L'inferno inizia con il sospiroso limbo, in cui sono coloro che morirono senza battesimo, i bambini e gli antichi giusti vissuti prima di Cristo. Essi non peccarono, ma sono esclusi dalla salvezza. I cerchi che seguono sono puniti tutti i peccatori colpevoli di ogni genere di peccato. I golosi, gli avari, gli iracondi, i violenti, i fraudolenti, gli ipocriti, i ladri, fino ai peggiori di tutti, i traditori, che popolano il nono ed ultimo cerchio infernale. Nel secondo cerchio sono puniti i lussuriosi, ovvero i peccatori carnali. Al suo ingresso Dante e Virgilio si trovano il cammino sbarrato dall'orribile Minosse, antico re di Creta, che qui è trasformato in un bestiale giudice ringhiante. Minosse ha una lunga coda che avvolge attorno al corpo, tante volte quanti sono i cerchi che il dannato, il quale gli confessa tutti i suoi peccati, deve discendere. Quindi i due poeti si trovano immersi nel frastuono di una nera bufera senza fine che travolge i lussuriosi. Allo stesso modo in cui furono travolti dalla tempesta irrefrenabile delle loro passioni, essi sono fragili al vento e si muovono a scatti come gli stormi ed emettono struggenti lamenti come le gru. Tra questi peccatori, Virgilio mostra Dante Semiramide, regina di Assiria, Didone, Cleopatra, Elena, Achille, Paride e Tristano, grandi miti letterari e personaggi storici. Ma Dante è attratto da una coppia, un uomo e una donna, che soffrono quella eterna pena infernale avvinghiati assieme. Sono la nobile ravvennate Francesca da Polenta e il cognato, Paolo Malatesta, uccisi per vendetta dal marito di lei e fratello di lui, Gian Giotto Malatesta. È la stessa Francesca a raccontare la sua triste vicenda. Un giorno era avvenuto che i due giovani stessero leggendo la storia di Lancellotto e Ginevra, ovvero il cavaliere più fedele e la moglie del grande re Artù. Giunti al punto in cui i due personaggi leggendari cedono alla loro passione e si baciano, anche Paolo e Francesca non possono frenare il loro desiderio e anch'essi uniscono le loro labbra. Ma a quel punto la scena si dissolve, lasciando immaginare la tragedia di quel duplice omicidio. Dante, sopraffatto dal dolore e dall'emozione di quel racconto, perde i sensi. Canto quinto, nel quale mostra del secondo cerchio dell'inferno e tratta della pena del vizio e della lussuria, nella persona di più famosi gentili uomini. Così discesi del cerchio primario, giù nel secondo, che men loco cinghia e tanto di dolore che punge a guaio. Stappi Minos orribilmente e ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo capinghia. Dico che quando l'anima malnata li vien dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitore delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa. Cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi, ol che giù sia messa.
sempre. Dinanzi a lui ne stanno molte. Vanno a vicenda, ciascuna a giudizio. Dicono e odono. E poi son giù volte. Oh, tu che vieni, pandoroso ospizio! Disse Minos a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto uffizio. Guarda, o entri, e di voi tutti fide, non ti inganni, n'ampiezza per entrare! E il duca mio a lui. Perché burbride? Non impedirlo suo fatale andare. Vuolsi così, colà dove si vuote, ciò che si vuole, e più non dimandare. Or incomincio alle dolenti note a farmisi sentire. Or son venuto là, dove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mucchia, come fa mar per tempesta se da contrari venti è combattuto. La bufera infernale, che mai non resta, mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungo davanti alla rovina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmia quivi da virtù divina. Intesi che ha così fatto tormento, enno dannati e peccatori carnali, che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali, nel freddo tempo, a schiera larga e piena, così quel fiato, gli spiriti mali, di qua, di là, di giù, di su li mena. Nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aria di sé lunga riga, così vidio venire, traendo guai, ombre portate dalla detta briga, per chi dissi, maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si gastiga? La prima di color di cui novelle tu vuoi sapere, mi disse quelli all'orta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fu sì rotta che il libito felice del sua legge, per torre il biasmo in che era condotta. E le Semiramis, di cui si legge, e succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sichea. Poi è Cleopatras, lussuriosa. Elena, vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille che con amore al fine combatteva. Vedi Paris, Tristano e più di mille ombre. Mostrommi e nominommi a dito Camor di nostra vita di partirle. Poscia, io ebbi il mio dottor udito nomar le donne antiche e cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. I cominciai, poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento esser leggeri, ed elli a me. Vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li prega per quell'amor che mena, ed ei verranno. Sì, tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce. O anime affannate, venite a noi parlare. S'altri non nega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate, ferme al dolce nido, vegnon per l'aere, tan voler portate. Cotali uscir della schiera ovedido, a noi venendo per l'aere maligno, si forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tegniamo al mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché è pietà del nostro mal perverso, di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove è nata fui, sulla marina dove il po' discende, per aver pace coi seguaci suoi. Amor, che al cor gentil ratto s'apprende,
prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che a nulla amato mar perdono, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor, condusse noi ad una morte. Caina, attende, che a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte. Quando io intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pensi? Quando risposi, cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio, meno a costoro, al doloroso passo. Poi mi rivolse a loro, e parla io, e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno triste e pio, ma dimmi, al tempo, di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri, e quella a me. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore, ma se a conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto, come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso, esser basciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu il libro, e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti. Comincia la seconda parte, ovvero cantica, della commedia di Dante Alighieri di Firenze, nella quale parte si purgano i commessi peccati e vizi dei quali l'uomo è confesso e pentuto con animo di soddisfazione, e contiene 33 canti. Qui sono quelli che sperano di venire, quando che sia, alle beate genti. Percorrer miglior acque, alza le vele. Omai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele, e canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire a ciel diventa degno. Dolce color d'oriental zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo puro
e fino al primo giro. Agli occhi miei ricominciò diletto, tosto che uscì fuori dell'aura morta che m'aveva contristati gli occhi e il petto. Così Dante e Virgilio giungono in purgatorio, la montagna dell'espiazione dei peccati che sorge, circondata dal mare, simmetrica alla voragine infernale causata dalla caduta di Lucifero. Il purgatorio è l'unico dei tre regni dove scorre il tempo. Infatti è destinato a una fine che accadrà con il giudizio universale, ovvero quando il mondo terreno, scomparendo, non darà più vita a nessun peccatore. Nel purgatorio splende il sole come in terra. Le notti si succedono ai giorni, le albe ai tramonti. Le luci sono quelle del mattino, del pomeriggio e della sera, proprio come in un paesaggio reale. L'ingresso in purgatorio è permesso solo dall'angelo guardiano, che apre una pesante porta. 9 erano i cerchi dell'inferno. 9 sono le zone purgatoriali, dove le anime verranno destinate da Catone Luticense, custode del purgatorio. L'antipurgatorio, dove troviamo i negligenti, che tardarono a pentirsi. Le 7 cornici, dove sono puniti i 7 vizi capitali. I superbia, invidia, ira, accidia, avarizia, gola, lussuria. In senso inverso a quello infernale, ovvero dalla colpa più grave a quella più lieve. Infine, il paradiso terrestre, luogo della primitiva innocenza, dove, bevendo alle acque dei fiumi Letè ed Eunoè, ogni anima dimentica il peccato e acquista la beatitudine eterna. Anche le cornici purgatoriali hanno i loro guardiani, gli angeli della virtù contrapposta al peccato, disposti al perdono. Ognuno di essi cancella una delle 7 P, incise sulla fronte di Dante dall'angelo guardiano, che rappresentano i 7 peccati capitali. Sono le 6 del mattino. Mentre sull'orizzonte di Gerusalemme il sole sta tramontando per lasciar posto alla notte, nel purgatorio sta spuntando il giorno. Dante e Virgilio sono sulla spiaggia dell'antipurgatorio e vedono avvicinarsi dalle acque del mare un punto luminoso che si fa sempre più grande. A poco, quella luce si rivela essere un angelo, posto a poppa di una navicella, che sembra volare sull'acqua. L'angelo nocchiero fa sbarcare le anime che vi sono contenute. Esse stanno intonando il salmo in exitu Israel. Dopo averle benedette, il nocchiero si allontana velocemente. Le anime che non conoscono il luogo chiedono indicazioni a Virgilio, il quale risponde che anche lui e Dante sono nuovi del posto. Poi guardano stupite Dante e, dopo aver intuito che egli è un'anima viva, gli si fanno incontro. Uno degli spiriti si fa avanti e Dante, che lo riconosce, tenta 3 volte di abbracciarlo, ma inutilmente, perché la sua essenza è incorporea. È Casella, musico fiorentino. Alla domanda di Dante perché si è giunto solo adesso, visto che il suo corpo è morto da diversi anni, Casella risponde che l'angelo nocchiero imbarca le singole anime secondo il volere di Dio e non man mano che si presentano alla foce del Tevere. Fa eccezione al Giubileo, per effetto del quale le anime possono salire liberamente sull'imbarcazione che le traghetterà sulla spiaggia dell'antipurgatorio. Poi il musico intona con soave voce una canzone scritta dallo stesso Dante, amore che nella mente mi ragiona. Le anime e i 2 poeti rimangono rapiti ad ascoltare, quando sopraggiunge Catone, che li rimprovera per la loro negligenza e li incita a correre verso il monte affinché inizino al più presto il loro processo di espiazione. Le anime allora si disperdono celermente, come fossero colombi, e si avviano verso il loro percorso. Con la stessa celerità, Virgilio e Dante si muovono in direzione del purgatorio. Canto secondo, nel quale tratta della prima qualitale, cioè dilettazione di vanitale, nel quale peccato, inviluppati, sono puniti proprio fuori del purgatorio, in uno piano, e in persona di costoro nomina il Casella, uomo di corte,
Noi eravamo lunghesso mare ancora, come gente che pensa al suo cammino, che va col cuore e col corpo di mora. Ed ecco, qual, sorpreso dal mattino, per i grossi vapori, Marte rosseggia, giù, nel ponente, sopra il suo marino. Cotal m'apparve, sì, ancor lo veggia, un lume per lo mar venir sì ratto, che il muover suo nessun volar pareggia. Dal quale, com'io un poco, ebbi ritratto l'occhio per domandarmi un cammino, rividi il più lucente e maggior fatto. Poi, d'ogni lato adesso, m'appariò un non sapeva che bianco, e di sotto, a poco, un altro, a lui, uscivo. Lo mio maestro ancora non faceva motto, mentre che i primi bianchi apparver ali. Allora, che ben conobbe il galeotto, gridò, fa, fa che le ginocchia cali. Ecco l'angel di Dio, piega le mani, o mai vedrai di sì fatti ufficiali. Vedi che sdegna gli argomenti umani, sicché il remo non vuol né altro velo che ali sue, tra liti si lontani. Vedi come la dritta verso il cielo, trattando l'aere con le eterne penne, che non si mutano come mortal pelo. Poi, come più e più, verso noi venne l'uccel divino, più chiaro appariva, perché l'occhio da presso non sostenne. Ma china il giuso, e quei se venne a riva, con un vessello snelletto e leggero, tanto che l'acqua nulla ne inghiottiva. La poppa sta, il celestial nocchiero, tel che faria beato pur discritto, e più di 100 spiriti entro sediero. In exitu Israel d'Egitto, cantavan tutti insieme, ad una voce, con quanto di quel salmo è poscia scritto. Poi fece il segno loro di Santa Croce, onde si gittar tutti in sulla piaggia, e del sengì, come venne, veloce. La turba che rimase lì, selvaggia paria del loco, rimirando intorno come colui che nove cose assaggia. Da tutte parti sentava il giorno lo sonno, capiva con le saette il ponte in mezzo al cielo, cacciato Capricorno. Quando la nuova gente alza la fronte, ver noi, dicendo a noi, se voi sapete, mostrate nella via di Giramonte. E Virgilio rispose, voi credete forse che siamo esperti di sto luogo, ma noi siamo peregrini come voi siete. E anzi venivo innanzi a voi un poco, per altra via, che fu sì aspra e forte, che lo salirò mai ne parrà gioco. L'anime che si fuor di me accorte, per lo spirare, chi era convivo, maravigliando, diventaro smorte. E come un messaggero che porta olivo, tragge la gente per udir novelle, e di caricar nessun si mostra schivo. Così, al viso mio, s'affissar quelle anime fortunate, tutte quante, quasi obbligando dire a farsi belle. Io vidi una di loro trarsi avante per abbracciarmi con sì grande affetto che mosse me a far lo somigliante. Oh, io ombre vane, fuor che nell'aspetto, tre volte dietro lei le mani avvinsi, e tante mi tornai con esse al petto. Di maraviglia, credo, mi dipinsi, perché l'ombra sorrise e si ritrasse, e io seguendo lei, oltre, mi vinsi. Sovemente disse ch'io posasse. Allor conobbi chi era, e pregai che per parlarmi un poco si arrestasse. Risposemi. Così com'io t'amai nel mortal corpo, così stavo sciolta, però m'arresto. Ma tu, perché vai? Casella mia, per tornare altra volta là, dove io son, fu io questo viaggio, dissi io. Ma a te, com'è tanta ora tolta? Ed egli, a me. Nessun m'è fatto oltraggio, se quei che leva quando e cui gli piace, più volte m'ha negato questo passaggio. Che di giusto voler lo suo si face. Veramente, da 3 mesi egli ha tolto chi ha voluto entrare con tutta pace.
un dio, che era ora la marina volto, dove l'acqua di Tevero si insala, benignamente fu da lui ricolto. A quella foce, a egli or dritta l'ala, però che sempre qui vi si ricoglie, qual verso a Cheronte non si cala. E io, se nuova legge non ti toglie memoria, o uso all'amoroso canto che mi solea evocar tutte le mie doglie, di ciò ti piace consolare alquanto l'anima mia, che con la sua persona venendo qui è affannata tanto. Amor, che nella mente mi ragiona. Cominciò egli allora sì dolcemente, che la dolcezza ancora dentro mi suona. Lo mio maestro e io e quella gente che erano con lui parevano sì contenti, come nessun toccasse altro la mente. Noi eravamo tutti fissi e attenti alle sue note, ed ecco il veglio onesto gridando: che è ciò, spiriti lenti? Qual negligenza, qual stare questo? Correte al monte a spogliarvi lo scoglio, che esser non lascia voi Dio manifesto. Come quando, cogliendo biado o l'olio, li colombi adunati alla pastura, quieti, senza mostrare usato orgoglio, se cosa appare un degli abbiam paura, subitamente lasciano star l'esca, perché assaliti son da maggior cura. Così vid'io quella masnada fresca lasciar lo canto e fuggir per la costa, come anche va, ne sa dove riesca, nella nostra partita fu men tosta. Conclusa la scalata del Purgatorio, Dante si affaccia, finalmente, sull'incanto del paradiso terrestre. Io ritornai dalla santissima onda, rifatto sì come piante novelle, rinnovellate di novella fronda, puro e disposto a salire alle stelle. Il paradiso, terzo e ultimo regno visitato da Dante, in cui si completa il suo viaggio ultraterreno. È un mondo immateriale, collocato al di fuori della sfera terrestre. Dante immagina il paradiso diviso in 9 cerchi concentrici, corrispondenti a 7 pianeti del sistema solare: Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno. A questi si aggiunge il cerchio delle stelle fisse e quello del primo mobile, da cui il poeta, nell'ultimo canto, potrà contemplare Dio. Nel cielo della luna sono collocati gli spiriti che mancarono ai muti, in quanto vittime della violenza altrui. In quello di Mercurio, gli spiriti attivi dell'impegno politico. In quello di Venere, gli spiriti amanti. In quello del Sole, gli spiriti sapienti. In quello di Marte, i combattenti per la fede. In quello di Giove, i giusti. In quello di Saturno, gli spiriti contemplativi. Nell'ottavo cielo, Dante assiste al trionfo di Cristo e di Maria e viene esaminato da San Pietro, San Giacomo e San Giovanni sulle virtù teologali, mentre nel nono cielo gli si offre la visione delle gerarchie angeliche. In questi cieli i beati gli si presentano fasciati di luce e disposti in modo da formare diverse raffigurazioni simboliche: due corone, una croce, la testa dell'aquila imperiale, una scala di luce. Nell'empire i beati appaiono invece con le sembianze che avranno nel giorno del giudizio finale e, disposti come nei gradini di un anfiteatro, formano una candida rosa. Con l'aiuto fondamentale di Beatrice, sua nuova guida paradisiaca, ma anche con l'aiuto dei beati incontrati lungo il cammino, Dante cerca di esprimere la complessità dottrinale, filosofica e morale del regno di Dio. Ma per parlare di Dio, che è l'amore che muove l'intera creazione e che ne informa e governa la storia, la parola di Dante deve farsi poesia d'amore, la più alta forma di parola con cui l'uomo può esprimersi. La gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Nel cielo, che più della sua luce prende, fui io, e vidi cose che di dire né sa né può chi di lassù discende, perché appressando sé al suo visire
nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può dire. Veramente, quant'io del Regno Santo e la mia mente potei far tesoro, sarà ora materia del mio canto. La fine del viaggio nell'Empireo si compie con una nuova guida, San Bernardo, che nell'ultimo canto, con la preghiera alla Vergine, introduce Dante al fine di tutti i visii, ovvero alla sublime visione della Trinità Divina. È la riconquista dell'ideale religioso che Dante trasmette, attraverso la poesia, all'umana famiglia, affinché comprenda di appartenere ad un ordine universale, governato dall'amore di Dio. Canto 33esimo, il quale è l'ultimo della terza cantica e ultima nel quale canto Santo Bernardo fa un'orazione alla Vergine Maria pregandola che sé e la Divina Maestade si lasci vedere visibilmente. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso ed eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e Giuso, intramortali, sei di speranza, fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, e qual vuol di grazia a te non ricorre, sua disianza vuol volar sans'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente a ti mandar percorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque creature di bontate. Or questi, e dall'infima lacuna dell'universo, fin qui, avvedute le vite spirituali, ad una, supplica a te, per grazia di virtute tanto, che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder non arsi più chi fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo, e prego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua moralità, coi prieghi tuoi, sì che il sommo piacere li dispieghi. Ancor ti prego, Regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani, vedi Beatrice, con quanti beati per i miei prieghi ti chiudono le mani. Da qui innanzi il mio veder fumaggio, che il parlar vostra, che a tal vista cede e cede la memoria a tanto oltraggio. Oh abbondante grazia, un Dio presunsi ficcarlo viso per la luce eterna, tanto che la veduta vi consunsi nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume. Parvermi tre giri di tre colori ed una contenenza, e l'uno dall'altro come iri da iri parea reflesso, e il terzo parea fuoco che quinci e quindi egualmente si spiri. Oh, quanto è corto il dire, e come fioco al mio concetto. E questo, quel che vidi, è tanto che non basta a dicer poco. Quella circolazione che si concetta pareva in te come il lume riflesso dagli occhi miei alquanto circospetta. Dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve vinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. Qual è il geometra che tutto s'affige per misurar lo cerchio e non ritrova pensando quel principio dell'indice? Tale era io a quella vista nuova, veder voleva come si convenne di mano al cerchio e come vi si indova. Ma non erano da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percorsa da un fulgore in che sua voglia venne. All'alta fantasia, qui, manco posso, ma già volgeva il mio disio, e il velo, sì come rota, che ugualmente è mosso, l'amore che muove il sole e le altre stelle.
Sofia Benocci. Sofia Carneti. Tommaso Leonardi. Aurora Mancini. Anna Chiara Palombo. Giulia Tebaldi. Imen Tuti.